Buongiorno amici, buongiorno fratelli e sorelle. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 3. Che fare in mezzo ad una tragedia oltrepassare un lutto non è facile. Questo lo sanno molto bene tutti coloro che hanno perduto qualche persona amata, seppellito un eccellente amico o presenziato a qualche terribile tragedia nel nostro paese. Il primo passo per permettere a Dio di consolare il nostro dolore è ammettere che la nostra lotta non è terminata. Certamente la vita continua, il lavoro, le responsabilità con la nostra famiglia continuano, però il tuo cuore sta nel dolore in questi momenti. È fondamentale aprirsi davanti all'unico che può confortare. Racconta a Dio come ti senti, cosa stai provando. Altro ricorso, non meno trascurabile, è quello di rinnovare la tua mente con la parola di Dio. Non soltanto ti sentirai alleviato dalla verità della scrittura, ma scoprirai un comune denominatore nei vari testi. In altre parole, che il carattere di Dio è misericordioso e non mancherà di sollevarti. Egli non mancherà di sostenere il tuo spirito abbattuto con la sua potenza celeste. Il Signore saprà stimolarti per spingerti ad andare avanti, attraversando ogni cosa, non da solo, bensì in sua compagnia. Amen.